Gesù era con gli apostoli sulla strada per andare a Gerusalemme a festeggiare la Pasqua ebraica. Gesù scelse di entrare a Gerusalemme cavalcando un umile asinello. Al suo ingresso a Gerusalemme, una grande folla fece festa a Gesù, agitando rami di ulivo. Gesù aveva molto successo tra la gente e i capi del popolo avevano paura che diventasse troppo potente. Fu così che si misero d'accordo per farlo morire. Prima di festeggiare la Pasqua con la cena, Gesù fece un gesto di grande significato. Prese un asciugamano e un catino pieno d'acqua, lavò i piedi agli apostoli, proprio come avrebbe fatto un servitore, e disse: «Dovete servirvi l'un l'altro come io ho servito voi». Poi, durante la cena, Gesù disse: «Uno di voi stanotte mi tradirà». Gli apostoli si guardavano fra di loro, alcuni increduli, altri preoccupati. Alla luce della luna, Gesù si recò nel vicino orto degli ulivi e i suoi amici, colti dalla stanchezza, si addormentarono. Arrivarono le guardie, lo arrestarono e gli dettero la croce. È proprio sulla croce che Gesù morì. Gesù venne poi portato in un sepolcro scavato nella roccia fuori dalla città. La tomba venne chiusa con un grande masso. La domenica mattina alcune donne si recarono in visita al sepolcro e lo trovarono aperto. Il grande masso era stato spostato. Non sapevano cosa pensare. Un angelo disse loro: «Gesù non è più qui, è risorto! Andate presto! Andate a portare a tutti questa bella notizia!»